Non mi fai fesso. Non puoi dire che ho rubato, almeno non fino a quando supero le casse. Magari se non è un furto sarà un tentativo di furto. Questa è la legge. Secondo le statistiche, il reato che i giovani commettono più di frequente è il furto. Non dovete pensare alle rapine in banca o al furto dei gioielli a casa della nonna, ma ai piccoli furti al supermercato o nei negozi di elettronica. E così avviene che si metta un oggetto in tasca e si passi dalle casse. Per inciso, vi ricordo che le guardie giurate non possono perquisirvi né possono imporvi di aprire lo zaino. Dovrebbero chiamare la polizia per farlo, ma nel frattempo non possono neanche bloccarvi e impedirvi di uscire dal locale. Ma torniamo a noi e al furto. Il caso giudiziario che vi prospetterò oggi interesserà molti di voi, ne sono strasicuro, e susciterà un ampio dibattito. Sono proprio curioso di leggere cosa scriverete questa volta nei commenti. Siete tutti pronti per assumere i panni del giudice e stabilire chi ha torto e chi ha ragione? Prima dello stacchetto iscrivetevi al canale e azionate la campanella degli avvisi per restare aggiornati sulle novità legali del nostro complicato sistema giudiziario. Stacchetto! Immaginiamo il caso di un giovane, lo chiameremo Luca, che venga sorpreso da Antonio, un'integerrima guardia di sorveglianza in borghese, mentre si mette in tasca delle cuffiette wireless per cellulare. Colto con le mani nel sacco, Luca si giustifica. Ma mica le volevo rubare, non sapevo dove metterle, le ho messe in tasca, ma appena arrivata alla cassa le avrei pagate. No, non mi fai fesso. Non puoi dire che ho rubato, almeno non fino a quando supero le casse. Ma davvero pensi che io possa credere alla tua scusa? Dimmi dove sta scritto che non posso mettere gli oggetti in tasca anziché in un carrello o nello zaino. Non ho nessuno dei due e per lasciare le mani libere metto le cuffie in tasca in attesa di arrivare alla cassa. Per me questo dimostra la tua volontà di rubare perché stai nascondendo il pacchetto. Ma che dici? Come fai a dimostrarlo? E poi, fino a quando resto nel negozio e non vado via, non ci può essere alcun furto. Magari se non è un furto sarà un tentativo di furto. Ma magari un bel corno, se non lo vedi che supero le casse, non puoi dire mai se avevo intenzione di pagare o meno. Insomma, amici, avete capito qual è la questione. Nel caso che durante la spesa un cliente non abbia più spazio nel carrello e decida di riporre un prodotto in tasca o all'interno della propria borsa, non per rubarlo, ma solo per custodirlo in attesa di pagarlo, l'addetto alla sorveglianza che si è accorto del fatto potrebbe chiamare la polizia? La volontà di rubare un oggetto si può dimostrare per indizi, gli avvocati direbbero per presunzioni, ossia sulla base del semplice comportamento di chi occulta l'oggetto in tasca, oppure ci vuole una prova più certa? Mettete in pausa il video, scrivete la risposta nei commenti e fatemi sapere a chi dareste ragione se voi foste il giudice. Dobbiamo innanzitutto dire che per giurisprudenza pacifica, fin tanto che non si supera la cassa, si potrà al massimo configurare il tentativo di furto punito con pena ridotta e non il furto consumato vero e proprio. Il furto però presuppone il dolo, ossia la malafede, cioè la volontà di rubare, ragion per cui se qualcuno in totale buona fede decide di nascondere su di sé un prodotto senza avere l'intenzione di rubarlo, non commette alcun furto. Nel caso di chi riponga solo momentaneamente un oggetto presente sugli scaffali, nella propria borsa o nella tasca della giacca, non si manifesta l'intenzione tipica di chi vuol rubare. Peraltro, se così fosse, cioè se nascondere la merce prima delle casse fosse già di per sé reato, allora lo sarebbe ogni volta che la merce del negozio non è più visibile a tutti. Quanto vi ho detto sinora vale anche nel caso in cui il cliente dovesse dimenticare di pagare un prodotto che magari aveva inserito nel carrello o che aveva depositato solo momentaneamente nella propria borsa. Ciò accade perché, come vi ho detto prima, il furto è solo doloso. Non è incriminabile chi per sbaglio prende la cosa altrui non avendo alcuna intenzione di rubarla. Di fatto, chi dimentica di pagare alla cassa e va via con la spesa è equiparabile un po' a chi uscendo da un locale per sbaglio prende l'ombrello di un'altra persona credendolo il proprio. In entrambi i casi non c'è il dolo, cioè non c'è la volontà di commettere il furto. In un precedente giudiziario è stata archiviata l'accusa di
furto a carico di una signora che non aveva pagato 25 euro di spesa rimasta nascosta dietro le confezioni di acqua al supermercato. I giudici hanno ritenuto che si trattasse di una distrazione. Sin qui dovrebbe essere tutto chiaro, almeno sul piano teorico. Sul versante pratico, però, si prospetta un problema a prima vista insormontabile. Come provare la buona fede? Come dimostrare che la merce nascosta era stata dimenticata e che non c'era l'intenzione di rubarla? Provare di aver dimenticato di pagare è in effetti una cosa difficilissima. Inutile farsi illusione. L'addetto alla sorveglianza non crederà mai a una semplice sbadataggine e avvertirà il gestore del negozio oppure direttamente la polizia. Si potrebbero usare le telecamere di sorveglianza. Se si vede la persona che si guarda attorno e aspetta magari che non c'è nessuno per mettere l'oggetto in tasca, allora mi sembra chiaro che ci siano poche difese da sferrare. Viceversa, se una persona si mette l'oggetto in tasca con nonchalance, magari davanti a tutti gli altri clienti, ci potrebbe essere il sentore che sia in buona fede. A questo punto non resta che provare la propria innocenza nominando un buon avvocato e fornendo nel processo tutti quegli elementi da cui si possa desumere la buona fede, come ad esempio dimostrando di aver pagato ogni prodotto tranne proprio quello dimenticato, oppure che si è clienti del negozio e che in tanti anni non è mai accaduto nulla. Insomma, amici, dimostrare la propria innocenza nel caso di merce nascosta e non pagata alla cassa è possibile, ma è difficile evitare la denuncia. Ecco perché è buona regola controllare sempre che per sbaglio non sia rimasto qualcosa di non pagato nel carrello o nella propria borsa. Nel nostro caso Luca potrebbe avere ragione, ma sarà bene che nomini un avvocato di fiducia. Questa è la legge. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.